Bene, amici, ormai è passato un anno da quando comprai 4 smartphone su Amazon perché avevo l'esigenza di non più solo parlare al telefono con mia nonna, ma vista la situazione e il periodo, fare anche le videochiamate, mandargli le foto di Gabri, insomma una comunicazione un po' più smart. Premessa: mia nonna ha oltre 90 anni. E allora avevo preso un Brondi, quello tanto pubblicizzato, un doro, un sayet e anche un Nokia. Dopo averli provati un po' io con il mio occhio, avevo deciso che il Nokia, secondo me, era quello più a fuoco, più adatto. E allora gli avevo dato quello: ma si trovò. Malissimo perché il Nokia aveva un software ok semplice ok da feature phone ok con whatsapp ma non pensato per un anziano per esempio si spostava nel menu poi chiudeva il telefono e questo non tornava all'home page quando lo riapriva si ritrovava l'applicazione che aveva aperta e poi anche altre logiche nel software erano un pochino Complicate allora visto che il Doro uh, e il no ma soprattutto il Brondi tra l'altro sta suonando l'altro smartphone sentite la suoneria quanto è alta um, non mi erano piaciuti a livello software soprattutto il Brondi si inchiodava problemi e già una persona anziana ha difficoltà di suo a utilizzare un telefono se poi questo telefono si inchioda in due per tre o che ne so non squilla fa casini ecco non ci siamo il link che gli avevo dato invece gli è piaciuto è riuscito a usarlo è riuscito a usare Whatsapp però Molti di voi giustamente mi avevano scritto nei commenti Guarda che è 3G e il 3G sta per essere dismesso In primis da Vodafone mia nonna Non ha problemi perché aveva ancora Wind e quindi eh, ancora oggi lo usa con soddisfazione Ma eh, Sayet qualche settimana fa mi fa Andrea Guarda che se ti era piaciuto adesso è uscita la versione 4G Vuoi provarla In più abbiamo fatto anche una linea di smartphone per senior E allora sì, me li sono fatti dare Ci ho passato una giornata intera eh, Il video che ho pubblicato qualche giorno fa Io come Andrea Galeazzi e devo dire che ci sono sono sopravvissuto soprattutto con l'ST600, che è un vero e proprio smartphone. Ma procediamo con ordine: cosa mi è piaciuto di questo Link? 4G, prima di tutto il fatto che il flip sia attivo, cosa vuol dire che se arriva una chiamata, prima di tutto display esterno da 1,8 pollici, dove si vede sempre l'ora, si vedono le notifiche con i LED lampeggianti molto luminosi. Per esempio, questa è una notifica di WhatsApp, non un SMS, quindi notifica anche i WhatsApp e niente si apre e nelle chiamate vocali si può rispondere, cosa non banale e, e utile per gli anziani. Ma soprattutto quando si va in qualsiasi menu, magari anche in menù sotto menù nelle impostazioni l'anziano si incasina con whatsapp si chiude il telefono si riapre lui torna sempre alla home page poi l'altra cosa comoda i tasti parlanti sentite 5 e soprattutto sentite che volume quando l'anziano sbaglia a digitare un numero può chiudere e riaprire e si torna sempre alla home page ovviamente c'è il pulsante per cancellare eccetera eccetera ma questa cosa qua sembra banale ma è comodissima e poi whatsapp se io faccio una videochiamata allora lui è chiuso io sto facendo adesso una videochiamata dal telefono che ho qua ok sta squillando prima di tutto volume della suoneria altissimo apro ecco con whatsapp non c'è il flip attivo ma si possono utilizzare i tasti fisici il verde per accettare la chiamata il rosso per metterla giù adesso fa casino effetto larsen ma come vedete Funziona tranquillamente la videochiamata con la stessa logica. Funziona la chiamata solo audio via WhatsApp. Ho schiacciato il rosso e, come vedete, è stata messa giù la chiamata. Quindi i tasti rimangono gli stessi della chiamata vocale. È molto semplice spiegare a un anziano come funziona. Poi, quando si apre in prima funzione, c'è proprio lì messaggi WhatsApp con il numero delle notifiche. Basta schiacciare e questa è una cosa utile anche per gli anziani il fatto di avere una tastiera fisica, ma anche un touchscreen, perché magari per qualche opzione il touchscreen è molto comodo. E per quanto riguarda la tastiera fisica, come comodissimo il tasto per andare direttamente a WhatsApp con questo pulsante, vedete, si apre WhatsApp, andare alla fotocamera che ha una qualità bassa, ragazzi, una qualità bassa, ma per fare la foto veloce al vaso di fiori o al nipotino e mandarla via WhatsApp è veramente comodo e le funzioni anche di invio sono molto semplificate e poi il tasto come dice, per andare direttamente alla rubrica con le foto dei contatti. Il menu è semplice, ci si muove velocemente. Sotto c'è un Android come sistema operativo, ma è embedded, è personalizzato, non si può modificare. Per esempio non si possono modificare le posizioni di queste icone. Questo è un bene perché spesso capita, e mi sono reso conto anche con il Nokia, se non sbaglio comunque un altro smartphone che avevo dato a mia nonna, che l'anziano per sbaglio tiene premuto troppo sull'icona o tiene premuto po poco e allora... Invece che attivare la funzione attiva lo spostamento dell'icona e poi le sposta non si trova più con il suo menu in cui eh, si è sempre eh, ritrovata e quindi è un casino. Invece così no, i menu sono fissi, l'anziano riesce a capire dove sono e riesce a sempre utilizzarli. Ma l'altra cosa che mi piaceva è il fatto che... Alla radio FM basta collegare le cuffie al jack che c'è qua e si ascolta tranquillamente la radio, oltre volendo si può mettere dentro una scheda di memoria uh, micro SD e mettergli la musica. Qua andiamo forse nelle, fun nelle funzioni un po' più avanzate, ma c'è questa possibilità oltre ovviamente alla registrazione dell'audio e la possibilità di vedere dei video. Ovvio il display è quello che è, 2,8 pollici, la qualità è quella che è, però è molto luminoso il processore, si vede, ma c'è anche questa... Uh, possibilità, ovviamente la scrittura dei messaggi si attua tramite R9, che è una versione del T9. <ride> E guardate, riesco comunque a scrivere. Eh, devo dire, molto bello il feedback dei tasti. Per quanto riguarda la chiamata vocale, quello che mi è piaciuto è il volume che è veramente altissimo. Chiamata normale, vedete, esce anche la faccia di chi sta chiamando. Qua il flip è attivo e c'è la possibilità, guardate, di avviare la registrazione della chiamata. Anche questa è una cosa interessante. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo il fatto di poter andare a personalizzare il tasto SOS che è qua dietro, ovviamente premendolo cosa succede? Beh, che si invia un SMS e parte una chiamata che se viene eh, diciamo accettata dall'altra parte mette il telefono chiamante in viva voce, quindi l'anziano preme qua e automaticamente dall'altra parte se si risponde viene messo in viva voce, cosa molto comoda. Altra cosa bella è il materiale che è gommato, vedete si riesce a tenere bene in mano, non scivola, il tasto su che si è tenuto premuto a lungo attiva la torcia vedete anche qua molto molto semplice batteria da 1400 mAh e badabem 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 sostituibile molto comodo ha la possibilità di mettere solamente una sim quindi non si possono mettere due numeri e costa 100 euro ma soprattutto può mandare notifiche se la batteria è bassa anche qua via sms ha un numero che noi memorizziamo e poi la base di ricarica è comodissima perché l'anziano fa fatica a inserire il jack della micro usb qua di fianco ma appoggiare il telefono sulla sua base invece è decisamente comodo ma l'altra cosa che mi è piaciuta è proprio l'affidabilità di questo telefono ma l'altro telefono che Siet mi ha mandato in prova è questo si chiama ST600 e sostanzialmente è uno smartphone è uno smartphone con android con un display da 6 polli Bello grande, abbastanza luminoso, non è OLED. Allora, premessa: quanto costa questo telefono? 159 euro. Quindi stiamo parlando di un telefono abbastanza low cost. E qua poi voglio fare un ragionamento su su questo ehm, le particolarità che ha? beh, quello di avere un display con le icone veramente molto grandi, con la possibilità di personalizzarsi semplicemente quale applicazioni vogliamo che si vedano sulle varie home page, quelle che non si vedano, invece cioè la schermata di destra non è quella classica di Google ma ci sono tutti i vari contatti che si possono chiamare e non si può modificare il launcher, anche qua se l'anziano fa qualche casino è facile tornare in Dietro. Però questo è un telefono già per chi vuole uno smartphone, perché tutte le applicazioni di Android, grazie al Play Store, possono essere installate tranquillamente. Come gira? è un telefono con un quad core da 1.3 GHz con 2 GB di RAM, con 16 GB di memoria integrata, cioè è un telefono che oggettivamente da un punto di vista hardware è un po' anziano pure lui ma ripeto per far stare probabilmente i costi in um, diciamo contenuti sono dei compromessi, sono dei compromessi però lo fanno girare, cioè vedete Instagram lo si può utilizzare io l'ho usato per un giorno intero, ci ho fatto le stesse cose che faccio con altri smartphone ovviamente in maniera molto più lenta, comunque Instagram si può utilizzare, Facebook si può utilizzare e allora molti di voi si chiederanno ma perché non prendere un telefono più performante e installargli un launcher per anziani allora prima di tutto perché ormai telefoni con i tasti fisici e qua abbiamo il rispondi fisico l'indietro fisico l'home fisico non si trovano più poi i telefoni per anziani hanno anche qua vedete il tasto SOS che se io premo lancia anche qua la chiamata di emergenza l'SMS di emergenza qua ho attivato anche il fatto che eh, faccia una, una sirena si può attivare anche qua come vedete anche qua mi è arrivata la chiamata sul mio telefono metto in viva voce cioè non metto in viva voce io ho risposto e quest'altro side va automaticamente in viva voce quindi una funzione che non c'è sugli smartphone tradizionali e poi anche l'impugnabilità perché qua ci sono dei materiali particolari si tengono bene in mano, sono gommosi, avete sentito prima è arrivato un messaggio: il volume molto alto, il volume molto alto anche della chiamata. E poi anche qua la basetta di ricarica eh, nella quale basta appoggiare sopra il telefono e lui va in carica. La carica è type C 3000 mAh. Se con lui ci si fa più o meno. Io ci ho fatto un giorno e qualcosa, senso sono andata sera col 20% di autonomia residua, ma se con lui, un anziano, secondo me fa almeno due giorni, con lui un giorno e mezzo ma anche qua guardate c'è la batteria intercambiabile, qua ci sono due sim, la possibilità di espandere la um, memoria a disposizione e anche qua c'è la radio FM, cosa che ormai in pochi smartphone si, um, si trova e ovviamente girano anche tutte quelle applicazioni come YouTube Spotify Netflix che comunque possono essere di intrattenimento per un anziano un pochino smart insomma un telefono che punta più all'affidabilità che alla velocità e alle prestazioni c'è ovviamente la fotocamera anche qua le prestazioni della fotocamera sono quelle che sono, io ho fatto un po' di foto proprio in quella giornata in cui l'ho provato in maniera intensiva e ripeto, vanno bene per mandare la foto del nipotino ai genitori via Whatsapp. Ovviamente non sono delle foto incredibili, questa è la foto fatta con la camera anteriore, è anche un po' lento a scattare foto. Ovviamente assistente Google e ovviamente si possono andare a installare tutte quelle applicazioni che possono anche aiutare i... Um, Signor, se uh, um, si tiene premuto il pulsante home, vedete si va direttamente all'assistente di, di Google. Mi piace anche questa impostazione. Vi ho detto 159 euro. C'è anche la versione che è praticamente uguale, stesso hardware, cambia un po' a livello di da 5 pollici e mezzo, costa 10 euro in meno, ma forse ha senso questo, che eh, ha un display veramente grande e che, vede, e che si vede bene. A questo punto mi chiedo, una Syed o un altro brand non fa un telefono così, cioè con i tasti fisici, con la batteria intercambiabile, con questi bei materiali che non scivolano, ma con prestazioni elevate. Magari c'è l'anziano che ha una disponibilità economica di un certo tipo e magari vuole spendere 299 euro, 399 euro, capisco che sia una nicchia della nicchia, ma si troverebbe in mano un telefono con magari prestazioni più importanti. Però una critica te la voglio fare, sul Link 4G, che adesso si è spento, c'è un menu che a me non piace, e in effetti col senno del poi... Non ha tutti i torti. Perché chiamare foto il menu che porta alla rubrica visuale? Cioè, io ho capito che qua ci sono le foto dei contatti, ma lei si confonde sempre con le foto che ha scattato. Cioè, qua ci dovrebbe essere scritto rubrica o rubrica visuale. E poi il fatto di avere la rubrica in seconda pagina non è comodissimo. Forse sarebbe stato meglio qua la uh, voce rubrica, tanto poi al menu foto, che poi sono i contatti con foto, ci si può accedere anche con questo pulsante. Speriamo che magari questa critica venga colta da site. Ma sicuramente tra quelli che ho provato i migliori telefoni per anziani. Questo top assoluto per chi veramente è usato e è abituato ai conchiglia. Questo prestazioni così così compromesso ma software affidabile. Ciao.